È l'ultima tranche, ma la più importante, insieme allo Spezia Calcio, Regione Liguria, si va a fare un investimento di 12 milioni che valorizza il patrimonio chiaramente del comune, dato in concessione allo Spezia Calcio. L'intervento pubblico è previsto per 4 milioni sugli oltre 12 di questo intervento e finalmente avremo uno stadio veramente da Serie A con una nuova tribuna, la curva coperta, saremo orgogliosi quindi di questa valorizzazione per favorire tutti i tifosi, gli ospiti, in modo che potremo godere anche noi le partite con un certo comfort e bellezza. Noi siamo pronti a dare una mano al comune per finanziare un'opera di cui la città ha indubbiamente bisogno e credo che i meriti sportivi accumulati in questi mesi, in questi anni, siano anche un'ulteriore necessità da questo punto di vista. Dare alla Liguria degli stadi moderni, belli e accoglienti è un compito che la Giunta regionale intende assolvere o quantomeno coadiuvare sia a Spezia sia a Genova. Ovviamente per Spezia le dimensioni sono tali che Regione e Comune insieme con ovviamente la società che ospita questo stadio riescono a farsene carico. A Genova ci sarà bisogno di qualcosa di un po' più complesso e un po' più importante, però l'obiettivo è dare nei prossimi anni degli stadi moderni e sicuri all'intera Liguria. Era una promessa che avevamo fatto quando lo Spezia è riuscito ad arrivare in Serie A, direi che si sta concretizzando. Sono 3 milioni e 8, li divideremo fra il 2023 con 2 milioni e 8 e 1 milione invece per il 2024. Serviranno nella prossima pausa del campionato a riammodernare la tribuna, tutti gli skybox, le panchine, i servizi igienici, tutto quanto ovviamente serve per arrivare a quei 12.000 posti che la Lega ha imposto come cifra minima per avere tutte le autorizzazioni affinché questo stadio diventi finalmente la Serie A, e poi l'inizio con un altro milione nel 2024 della nostra compartecipazione per la copertura della curva ferrovia, che direi è un'altra delle attese che i tifosi aspettano da tanti anni.